Oggi cannelloni della domenica. Sigla! La lavagna dello chef presenta. Per realizzare questa ricetta avremo bisogno di 250 g di sfoglia fresca per lasagne, 500 g di ricotta, 200 g di mozzarella, 500 g di macinato misto vitello e suino, 100 g di pecorino romano, 700 g di salsa di pomodoro che io vado a realizzare con una cipolla, olio e passata di pomodoro, la faccio cuocere mezz'ora aggiungendo anche, oltre al sale, un cucchiaino di zucchero che toglie l'acidità e poi un uovo, sale e pepe quanto basta e andiamo su a realizzare la ricetta. Primo passaggio di questa ricetta, andremo a mettere tutto in un recipiente più grande, macinato, ricotta. Cominciamo ad amalgamare la ricotta con la carne. Aggiungiamo l'uovo. Formaggio, saliamo e pepiamo a piacere il ripieno poiché c'è un etto di pecorino romano. Cerchiamo di non salare troppo perché rischiamo di avere poi dopo cannelloni troppo saporiti. Adesso andremo ad aggiungere la mozzarella tagliata a pezzettini. Vado ad aggiungere un cucchiaio di salsa di pomodoro, un cucchiaio e mezzo. Il ripieno è pronto. Adesso andremo a tagliare la sfoglia a metà. Così da una sfoglia otterremo due cannelloni. Basta piegarla su se stessa ed ecco qua. Con questa sfoglia riusciremo ad ottenere 12 cannelloni. Adesso andremo a stendere un po' di salsa di pomodoro nella base dove adageremo i cannelloni. Ecco qua, così può andare. Andiamo a mettere il ripieno nel cannellone. Questo è un super cannellone ciccione. Vi piace? Vado ad adagiarlo nella pirofila. Mettiamo così, così, così. Vai! Col resto della salsa avanzata andremo a coprire i cannelloni. Una spolverata di parmigiano. I cannelloni sono pronti per essere infornati a 180 gradi per 20 minuti. Via! Eccoli che vanno a nanna! Pronti! Adesso attendete mezz'ora prima di servirli, mi raccomando, lasciandoli nel forno spento. Belli! Procediamo all'impiattamento e all'assaggio. Wow! Mamma mia che profumo! Io vado all'assaggio, fate voi. Che bontà! Iscrivetevi al canale e lasciate tanti like. Ciao!